Salve ragazzi, sono Fallo di e benvenuti in questo nuovo video. Madonna santa, da quanto cavolo è che non faccio un video. Addirittura vi siete persi il nuovo look qua sotto nei commenti. Fallo, sei un figo, anche perché sono a Vibam. Quindi, vabbè, cazzate a parte, davvero da tanto tempo che non ci si vede. Ma tra lavoro, un virus di merda e tutto altro, perché io continuo a lavorare. Comunque, dalla mattina alla sera, la notte, lavoro fisso, come sapete. Io non sono mai libero. Quando lo sono, guardo wrestling o faccio video. Insomma, abbiamo avuto WrestleMania. Come al solito ci tengo a ricordarvi, non sparisco per mesi ogni volta, anzi, sono attivo tutti i santi giorni sulla mia pagina Facebook che gestisco da solo, con il quale potete sempre interagire con me qui o sul profilo Facebook che ho creato per voi direttamente, Follow the Cube. Comunque la pagina Facebook, ovviamente torniamo qui perché brevemente voglio farlo, la pagina Facebook Road to WrestleMania, che linkerò qua sotto nei commenti. Potete scrivermi quando volete, potete commentare ogni post e vi aggiornerò sempre 24 ore su 24 a tema wrestling, perché non dormo mai. Detto questo, ragazzi, abbiamo avuto WrestleMania, non parlerò di tutta WrestleMania assolutamente perché non ne ho voglia e non ho studiato abbastanza per farlo. Scelto di parlare principalmente del Boneyard match tra Undertaker e AJ Styles e del Firefly Funhouse match, ma molto molto più brevemente, perché l'ho capito di meno. A mio parere è il match più difficile degli ultimi 20 anni forse in casa WWE, e di WrestleMania tra Bray Wyatt e John Cena, anzi tra The Fiend e John Cena. Parliamo del Boneyard match. A mio parere è stato il miglior. Allora, prima di tutto voglio sfatarlo, perché sulla pagina mi sono arrivate solo queste domande. Il tuo match preferito di WrestleMania? Non è stato nessuno dei due citati fino adesso. Il mio personale match preferito di questa WrestleMania della 36esima edizione è stato assolutamente Rhea Ripley contro Charlotte Flair. Chiusa parentesi, così le domande, eccetera. E WrestleMania mi è piaciuta, nonostante senza pubblico mi abbia fatto un po' male. È più che altro strano. Detto questo, il Boneyard match è stato una genialata e forse il virus del cazzo, che chiamerò così, ha reso il wrestling diverso, è vero, ma ne abbiamo beneficiato, perché la WWE, a mio parere, forse il Firefly Funhouse match sarebbe stato circa in questa maniera, ma assolutamente il Boneyard match credo fosse progettato per essere uno scontro one on one normale, magari un Buried Alive match o qualcosa di simile, quindi non una scenografia come abbiamo avuto. Parlando del match, partiamo con il fatto che arriva un carro funebre, tutti si aspettano di vedere all'interno Undertaker, ma alla fine c'è AJ Styles, bellissimo. Poi arriva sulle note di No We Are Dead dei Metallica, No That We Are Dead dei Metallica, dell'ultimo album Hard Ride to Self-Destruct, va bene, sono un nerd metal, e la canzone recita, solo la canzone già appena l'ho sentito ho detto non è possibile, è geniale, non è possibile, è geniale, perché la canzone recita: ora che siamo morti, mia cara, possiamo stare assieme. Ora che siamo morti, mia cara, possiamo vivere per sempre. Soprattutto we can live forever, we can live, io lo sono andato ad interpretare come noi possiamo vivere per sempre, il mito di Undertaker, il mito io posso vivere per sempre, io sono infinito, voi volete che io mi ritardo, mia cara, io posso vivere, vedete che io mi ritiro, mia cara, io posso vivere per sempre. È qualcosa di geniale, andatevi a leggere tutta la traduzione, ve lo consiglio, perché comunque ci trovo, almeno io personalmente, svariate sfumature che possono ricollegarsi piano piano al personaggio di Undertaker che sta portando in scena adesso. Undertaker che si presenta in versione badass, più o meno, perché a mio parere è un'unione tra Deadman, American Badass e Mark Calloway, la vera personalità di Undertaker. La storyline molti l'hanno criticata perché è stata campata lì per caso, in parte è vero, ma mi è piaciuto come abbiano messo a nudo per la prima volta il personaggio di Undertaker. Per la prima volta da quanto è in WWE, perché ovviamente i vari Texas Red eccetera non c'entrano un cazzo. E sì, mi è piaciuto tanto. Ci hanno messo 8 ore per riuscire a girare il tutto, più notti è sembrato, e hanno avuto dei veri copioni. È stato lo stesso Undertaker ad avere tanta mano nella scrittura di tutto ciò. Vi basti pensare che non è un botch, ma non era progettato il fatto che si tagliasse completamente spaccando il vetro, visto che si è tagliato veramente, e è voluto il fatto di parlare così tanto durante il match, una cosa che hanno scelto di fare Taker e poi Styles che lo ha seguito successivamente. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto vedere la scena con i druidi, come a dire: a me non servite più, io non sono più quell'Undertaker in questo momento, potrò tornarlo ma dubito che lo riavremo. E soprattutto i vari modi in cui hanno partecipato Gallows ed Anderson. Avevo molta paura che rovinassero il match o facessero delle porcate. Avevo paura di vedere Michelle McCool troppo
messa a caso e per fortuna non l'hanno messa. Ci sarebbe stata perché era stata tirata in causa, ma è stato giusto non inserirla. E mi è piaciuto come è stato gestito il tutto. È stato un episodio di Walker Texas Ranger a grandi linee, con Undertaker e DJ Styles invece. E nel match a un certo punto si vedono, come torna a dire prima, i poteri anche del Deadman, perché Undertaker appare misteriosamente dietro AJ Styles quando sembra che lo stia per sopraffare del tutto. Quindi abbiamo anche la parte mistica dell'Undertaker che abbiamo avuto in tutti i suoi anni. Successivamente abbiamo il classico brawler bastardo da bar che conosciamo, anzi cheat, si sono fatti anche una birra durante le riprese, più di una probabilmente, bellissimo. Ci c'è la foto di dietro le quinte dove Gallows, Anderson, Styles e Taker sono lì che se la ridono con dei birrozzi, meravigliosa. E per questo è stato quello che mi è piaciuto. Ho visto in una scena così comunque relativamente trash match, ho visto della una naturalezza incredibile, come a dire, noi lo vogliamo fare, noi ci stiamo divertendo come dei coglioni nel farlo, loro si sono divertiti proprio, lo vedi. E questa cosa io la vedo come una cosa a due facce, perché può sia che allungare di 10 anni, insomma può arrivare a 60 anni Undertaker combattendo in questo modo, quindi altri 5-6 anni su per giù, come l'ultimo match della carriera di Undertaker. A mio parere, Io avevo parlato con i vari Q's eccetera, ragazzi, domani sera a Raw, se non è a Raw avreste il main nella seconda parte appena finito il match. Taker si ritira perché l'ho visto finito in questo, non finito nel senso non ce la fa più, finito nel senso ha raccontato anche la sua ultima parentesi, ha raccontato il suo ultimo personaggio. Ma un'ultima run con questo personaggio ci può stare? Sì, può partecipare a un Fight for Life Funhouse match, tra l'altro è un match che mi è piaciuto tanto. Taker e Styles si sono divertiti, hanno raccontato una storia durante tutto il match, l'hanno raccontata bene e mi è piaciuto, mi hanno intrattenuto. È stato un match che ho detto, oh cazzo, ma che cazzo hanno fatto, ma è bellissimo, mi ha divertito. E se non fosse stato per il virus del cazzo, molto probabilmente non avremmo mai avuto un'idea a livello scenografica, a livello di regia, a livello di narrazione così. Quindi sono stato molto contento di avere questo risultato. Firefly Funhouse Match. John Cena affronta Bray Wyatt. È un match che è di una bellezza incredibile. Probabilmente era già progettato per essere così, magari non così esagerato, ma per il contratto cinematografico di John Cena si va a pensare che non possa subire infortuni, non possa minimamente essere scalfito, rischiare di andare sul set impossibilitato anche in un singolo movimento o addolorato. Ci sta a non fargli fare un match, ed è la cosa più geniale che ci sia. Quindi anche per questo, a mio parere, è stata optata già da prima questa scelta. E i due fanno qualcosa di meraviglioso, i due a livello di regia, di colori, tutto è meraviglioso. Proprio ti inserisci, anche tu fai parte di quella Firefly Funhouse, anche tu entri nella loro psicologia malata, anche tu entri in quel contesto, anche tu sei lì tra John Cena e Bray Wyatt. Ma la cosa più bella è stato il Fiend, lo avevamo capito, ti portava indietro nel tempo. Il Fiend è una sorta di macchina del tempo che ti riporta alla tua personalità originale, ma in questo caso ti fa rivivere tutta la carriera di John Cena, più quello che John Cena ha sempre avuto il terrore di fare, ma che probabilmente è essere il cattivo, essere il bastardo, essere colui che ti sembra buono, ti sembra la face, ma non lo fa, non lo è. Tutto questo perché agli occhi dei normali, agli occhi dei bambini, John Cena è quello che è il buono, è l'eroe, è il supereroe. Ma bisogna capire che per i grandi John Cena non lo è. John Cena è quello che ti distrugge il tuo lavoro di mesi, è quello che ti dice no, non va bene perché adesso ci sono io che devo fare la face, il baby face, tra tante virgolette, perché John Cena ha fatto un lavoro straordinario da face, si può dire un cazzo questo. E è questo che volevo dire, nel senso, John Cena si vede anche nella dimensione che ha sempre voluto di farsi, che ha sempre avuto il terrore di farsi, con il quale farsi conoscere. John Cena, il John Cena sorta Hollywood John Cena, Hollywood Hogan, è stato meraviglioso. L'ho visto e ho detto no, non è possibile. E poi vedere il Wyatt con la New World Order Red, la parte buona, la parte pura, la parte della rivolta, geniale, 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 meraviglioso. E soprattutto, signori, c'è una cosa che devo dire di questo match. Anche qui è sembrato che sia stato registrato eccetera in più di 8 ore, una decina di ore, più giorni e tutto il resto.
Ma la cosa che mi piace di più è avere la conferma che il Fiend sia questa, abbia questi poteri sovrannaturali, oltre alla dimensione wrestlingiana, oltre alla dimensione di una narrazione. Il Fiend ti porta a dire: non è wrestling, non è più wrestling, è cinema, non è più nemmeno cinema, è fantascienza, perché non abbiamo avuto un match di wrestling, non abbiamo avuto un film, non abbiamo avuto un cortometraggio, abbiamo avuto una cazzo di esperienza, abbiamo avuto una novità in caso WWE, e non devono assolutamente distruggere questa cosa, perché è una cosa che li caratterizza al massimo. Sì, è vero, l'avevamo già visto cose simili con l'Hardy Compound, l'universo di Broken Matt meraviglioso che adora la follia, ma questo è nuovo, questo è stampo WWE, e soprattutto è a stampo di una mente meravigliosa come quella di Bray Wyatt. Rubo una citazione al buon Victor Laszlo, che non guarderà mai questo video: probabilmente tra 30 anni, 30 anni che cavolo dico, tra 10 anni avremo probabilmente più Bray Wyatt che The Rock nelle pellicole hollywoodiane, probabilmente, però da mente, non si sa mai, perché ha una mente malata, una mente straordinaria, una mente pensante. Basti pensare che 10 anni, 5 anni fa, 6 anni fa aveva pensato al Fiend, ci stava raccontando dei piccoli delle piccole anticipazioni, dove poi si è andato a rinchiudere in casa per mesi e mesi, si è isolato dal mondo, solo meraviglioso, c'è un pensiero incredibile ed è tutto tremendamente dettagliato, ed è questo che fa la forza, sono i dettagli che rendono grande Bray Wyatt, e questa dimensione del Fiend e questa Firefly Funhouse che mi diverte, è veramente a livello impressionante. Detto questo, è stato un bellissimo match, che ho capito meno del Boneyard Match. Il Boneyard Match l'ho visto relativamente più semplice, soprattutto per il messaggio che ti dà un messaggio principalmente sul personaggio di Taker. Il Firefly Funhouse Match è anche questo una prima volta, ma è una prima volta che ti lascia dire: questo è solo l'inizio, abbiamo appena aperto la porta, qua c'è il resto, e il resto non l'abbiamo visto, abbiamo appena suonato proprio: oh, c'è Wyatt, sì, entra, e noi siamo lì sull'uscio. E speriamo che altri 54enni non battano nuovamente Bray Wyatt totalmente a caso. Ragazzi, questo è il mio parere su Boneyard Match e Firefly Funhouse Match, che ho capito di meno, e mi dispiace averlo approfondito così poco, ma il Boneyard Match, nonostante abbia amato il Firefly Funhouse, l'ho sentito molto più mio e l'ho analizzato meglio, sinceramente, l'ho vissuto meglio nel momento. E come sempre fatemi sapere la vostra qua sotto, magari anche sulla WrestleMania in generale, il vostro match preferito e così via. Sono contentissimo per Drew McIntyre, sono contentissimo sì per Rhea Ripley e Shayna, nonostante abbiano perso, e mi ha dispiaciuto veramente tanto, soprattutto avrei voluto la loro prima WrestleMania con un pubblico, mi sarebbe piaciuto molto di più per le atlete. Detto questo, fatemi sapere la vostra, continuate a seguire il wrestling, non smettete mai, signori. Come sempre, qua sotto, con un commento, ditemi la vostra, perché sono veramente tanto curioso. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!